te. Mamma mia, se cacoduriamo bene il stomaco, non mi va a dare tanta faccia. Secondo regalo deve essere un renale, poi due renali, scusatemi, poi c'è bisogno, come lista nozze, gli sposini hanno preventivato una vacanza a Gerasera, poi abbiamo uno spazzolino di gabinetto, una semana a 200 bellezza per la sposa, ma mi pare che una semana non basta, ce n'è bisogno di una masata, e una cura di rinforzo per lo sposo, per cui chi vuole collaborare, contribuire, questi sono i regali della lista nozze. Buonasera, siamo qui riuniti per unire in matrimonio i giovani Luigi e Giusy, quindi se potremmo fare un po' di silenzio. Allora, prima di iniziare vorrei benedire gli sposi e i parenti dello sposo e della sposa. Dunque, oggi 2 marzo 2014 si sono presentati davanti a me padre Gilomo, parrino di questo paese, Giusy De Vila e Luigi Laveros. Dicevo, si sono presentati Luigi Laveros e Giusy De Vila, entrambi di Santa Lucia del Mela, con i testimoni per la sposa, la signorina Vera Troia. Quindi signorina Bea Troia per la sposa e la signora Santa Vacenzia per lo sposo. Io non sono d'accordo. Che succede? Chi sta già là? Non so ce l'hai, sposo, lei che dice? Oh mamma, dice di così, andiamo avanti. Quindi ho esaminato i documenti pubblicati
pubblicate sono state fatte nel nostro glorioso comune e sono rimaste appese per più di un anno. Quindi, nullus con lamentare, quindi ho interrogato gli sposi sui diritti e doveri. A proposito, scusa, ma c'è una rima. Quando ci vuole una cosa abbiamo per mezzo marito? La specie di cosa che togliamo, mamma? Ti spiego anche cosa che dobbiamo fare stavolta? Certo, mi spiego. Partiamo con il signore. Io! Cominciamo! E che vedo, ma c'è una rima? Non mi dice lei questo vostro nome. A mia, ma Maria, che cosa ha capito? Che non so la casa realmente, ma ce la rima. E poi, a quattro cose, mi spiegò che cambia con parecchia mia. Chi mi ha detto, ce la fa, sono sposato. Ancora queste parole. Che capito, ma ce la rima. Lo so, ce la voglio, io sono studiato. Quando il tuo è malato, e quindi anche tu così. Stavamo parlando dei diritti e doveri, e vi ricordo che dovete rispettare gli articoli 143, 144, 147 del codice civile. A proposito, faccio la rima, non è che tutto da roba, mamma. Non ho parlato proprio, manco questo. Di chi si scatta? Ci guarda, mi ci faccio. Non ti scattare, stasera ne siamo. Continuiamo a leggere le vostre intenzioni. Io Luigi prendo te Giusi come legittima sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Ma cosa c'era scritto qui? Io Giuse prendo te Luigi come legittimo sposo e prometto di esserti fedele sempre. Ma guarda così. Nella gioia e nel dolore, nella salute, a me, e nella malattia, se vado. Quindi, che faccio? Faccio preparare un funerale? Caruso Fontanelli, scappiatemi gli anelli. Auguri, stop. Belen Rodriguez.
Tanti auguri per il tuo matrimonio, ricordando che sei la Miss più bella, stop, il presidente della commissione di Miss Italia. Le nostre storie si sono separate, in ogni caso tanti auguri, stop, Luxuria. Tanti auguri da Maria De Filippi, all'intronato più bravo che c'è stato nella mia trasmissione, stop, Maria De Filippi. Assolutamente vi volevo sposare io, ma non è stato possibile, stop, l'assessore Rosario Torre. Grazie, l'assessore! E adesso a seguire il lancio della giarrettiera e la consegna del bouquet da parte della sposa.